Dubitare è il più grande insulto alla divinità. Pace e bene a tutti, fratelli e sorelle. Anche oggi ascoltiamo gli insegnamenti di San Pio, brevi ma salutari per la nostra anima. Dice oggi San Pio che dubitare è il più grande insulto alla divinità. Ma cosa vuol dire questo? È un insegnamento grandissimo. Voi pensate se la Madonna, quando l'Arcangelo Gabriele le è apparso e le ha detto: ti saluto piena di grazia, il Signore è con te, tu sarai la madre del Messia. Immaginate se avesse dubitato, che cosa sarebbe successo? Il più grande insulto alla divinità. C'è quella bellissima omelia che si legge proprio nel tempo di Avento di San Bernardo Abate, quando fa parlare la Madonna e le dice: affrettati Maria a dire il tuo sì, non dubitare Maria, tutto il mondo aspetta che tu dica il sì. Ecco, la Madonna non dubita e dice: sì, eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che tu hai detto. E si realizza in Maria la promessa di Dio, lo Spirito Santo, la adombra, scende su di lei ed è incinta per opera dello Spirito Santo. San Pio ci esorta a non dubitare mai. Quando il Signore ci chiede qualcosa, quando il Signore vuole qualcosa da noi, non dubitiamo mai, fratelli e sorelle. Cerchiamo di essere sempre generosi con il buon Dio. Perché se noi siamo generosi con il buon Dio, state certi che il Signore non si farà mai vincere in generosità. Sarà sempre più generoso verso di noi. San Pio questo ce l'ha fatto capire molto, quanto è stato generoso con San Pio. E San Pio quanto è stato generoso con i suoi figli spirituali, ma con il mondo intero. Non è una parte di terra che ama San Pio, è il mondo che ama San Pio, è il mondo. Pensate, anche persone non cristiane amano questo grande santo che è Pio da Pietrelcina. Per tutto quello che lui ha fatto, come ha amato il Signore, per la casa sollievo che ha fatto realizzare. Guardate che questo è molto. Perché? Perché non ha mai dubitato. Non ha mai dubitato. Altrimenti, come diceva, sarebbe stato un insulto alla divinità, cioè un insulto a Dio. Allora facciamo questo proposito: non dubitiamo mai. Non dubitiamo mai, ma sempre abbiamo questa speranza e sempre, fratelli e sorelle, dobbiamo avere questa fede che pronuncia Amen, Amen, Amen. Pace e bene a tutti.